chiamo Pessina Apsana, sono nata in India, ma sono una ragazza adottata. In Italia adesso sono 17 anni, sono stata adottata nel 2003. Ho tanti ricordi, esatto, sia della mia infanzia in India che in Italia. E in Italia la prima cosa scioccante che era stata è stato intanto aver preso il primo volo, poi essere arrivata in uno stato completamente diverso e vedere tante facce bianche. Per me erano bianche. Questo è stato proprio difficile da superare, è stato in certi momenti quando magari qualche bambino o qualche ragazzo con cui mi arrabbiavo e non riuscivo ad esprimermi bene in italiano, perché ovviamente ho sempre in mente e l'ho sempre avuto la mia madrelingua, e quindi ogni tanto nell'esprimermi, soprattutto se sono forti emozioni, ho molta difficoltà a dirlo in una certa lingua, ci metto anche qualche volta l'inglese o addirittura l'inglese. La sfida è stata quella di poter partecipare o di esprimermi e coinvolgere me stessa con ragazzi di altre nazionalità e di poter esatto poi partecipare quindi allegramente, felicemente, senza difficoltà e buttandomi proprio. Con grande soddisfazione forse è il mio primo compleanno, perché quello è stato proprio un momento che non avevo mai potuto festeggiare in India, quindi i miei per il mio primo compleanno hanno fatto una grandissima festa e quello è stato davvero un bellissimo regalo, cioè dove c'erano sia adulti che bambini e tutti eravamo molto felici. A un futuro bambino consiglierei di fidarsi dei suoi genitori, perché alla fine in effetti quelli che lo porteranno avanti sono proprio queste due figure che lo aiuteranno in qualsiasi difficoltà che avrà e lo sosterranno sempre. A quella persona direi di non smettere mai di sognare, di rendersi indipendente, perché alla fine in effetti i tempi sono cambiati e quindi anche le donne principalmente dovrebbero poter studiare e lavorare. E di non farsi mai sottomettere da nessuno, quindi sì, di continuare proprio la sua strada. È quello di poter fare un lavoro che possa essere utile per i bambini come sono stata io, quindi bambini che stanno negli orfanotrofi, e di poter tornare nella mia patria così da sì riconnettermi alle mie origini, ma di poter anche continuare a stare connessa all'Italia. Il mio sogno è quello di fare 6 mesi in India e 6 mesi in Italia, così che possa, esatto, stare un po' nella mia nazione odierna, quindi con la mia famiglia, con i miei amici che ho lì, e poi di stare quei 6 mesi con le nuove conoscenze che avrò stretto in futuro. Sono davvero lieta che sono stata adottata e ho avuto 2 genitori fantastici e anche altre persone che sono state sempre vicino a me, perché in tutto il mio percorso fino ad adesso la persona che sono e le opportunità che ho avuto sono state grazie, esatto, alla mia nuova famiglia e alla mia nuova nazione.